Francia, mi prego. Sì. Ok. Mister, Gardese, si arriva da 3 punti in 3 partite, parlare di sfide decisive magari è un po' troppo, però sicuramente è una partita che ha intrinseca un'importanza notevole. Sì, sì, le ultime 3 partite erano già 3 partite dalla grande importanza, e sono state 3 partite magari nelle quali non abbiamo raccolto i punti sia meritati che erano anche le nostre aspettative, ma oggi come oggi, per la situazione in cui siamo, e siamo nella stessa situazione di una settimana fa, tutte le partite sono decisive. Questo 6 partite prima della fine dell'anno, cioè si gira tutti i 4 mocagate, ci può essere veramente, visto quanto è successo con l'Ordine, un effetto mocagate? Ce lo auguriamo, me lo auguro tantissimo, ed è per questo che oggi siamo qui, perché è la nostra, chiamiamola, nuova casa, ristrutturata, e vorrei che la squadra vivesse queste partite casalinghe con grande aspettativa e grande fame di dimostrare una determinazione feroce nell'affrontare queste gare, perché avendo tante opportunità in casa nostra è importante che la squadra dimostri quanto vuole raggiungere i risultati sui quali ci stiamo preparando ad ottenere. Quanto la infastidiscono le voci su potenziali sostituti? No, direi nulla, cioè non c'è mai fastidio da parte mia, anzi. No, a livello personale, a livello morale, qualcosa, prescinde che uno può leggere o non leggere. No, io leggo, sono informato e è chiaro che faccio parte di questo mondo e quindi mi informo un po' su tutto, certo, ma tutte le volte che vengo al campo affronto l'allenamento sempre nel modo migliore possibile e nel modo migliore possibile nel prepararmi all'allenamento, quindi se mi infastidisce nel momento in cui la leggo, poi comunque c'è un allenamento da preparare e bisogna resettare tutto e buttarsi in campo e lavorare nel migliore dei modi. Arriva una Viterbese che ha qualche problema di formazione, soprattutto davanti. Questo è la condizione, non la preparazione, cioè l'approccio non tanto, ma anche la scelta di alcuni uomini, visto che magari in avanti non ci sarà questo nel peso di Kebashi e nel quel di Razzitti. Sì, sta a noi far pesare le loro assenze, non certo sta a loro mostrare la debolezza di un'assenza o no, anzi le squadre di solito cercano di mettere ancora più energia, ancora più attenzione quando mancano tanti giocatori, però sta a noi far vedere che c'è una differenza, far vedere che tra una squadra al completo e una squadra non al completo c'è una magari sottile, ma c'è una differenza, ma questo dipende da noi, non dagli avversari. Ragazzi, diceva, serve orgoglio a questa squadra, ha visto in settimana insomma la volontà di cambiare passo anche da questo punto di vista? Mi aspetto di vederla domani, nella settimana diciamo che non sempre si è così precisi nel mostrare quel tipo di determinazione di cui parliamo ormai da un po' di tempo. Io mi aspetto di vederla domenica, questo sì, assolutamente. Nella settimana si fanno altri tipi di lavori, non si giocano partite. Nel momento in cui si fanno lavori in cui la determinazione è importante, certo che mi aspetto di vederla. Arrivo alla partita di domani sereno perché il clima è quello delle altre settimane, è quello in cui la squadra nelle ultime 4 partite comunque ha mostrato grossi margini e grossa crescita,
e questo è quello che mi fa sperare, ma dal punto di vista della determinazione io quello che voglio vedere lo voglio vedere domani, la settimana mi interessa relativamente da questo punto di vista. A lei che insomma ha allenato, ha frequentato insomma alti livelli, ha vinto tanto sia da giocatore che in panchina, secondo lei l'allenamento è propedeutico alla partita, cioè magari il non vedere queste cose in allenamento può essere un segnale un po' preoccupante in vista della partita oppure certo. No? Certo che non sempre vado a casa pienamente soddisfatto, ma questo fa parte del nostro lavoro. In tutti i mestieri non sempre le cose riescono come tu vorresti, ma è il modo in cui ci si prepara e si reagisce magari a un momento difficile. Noi stiamo lavorando tanto anche sotto questo aspetto e la crescita io la sto vedendo e mi aspetto di vedere domani ancora passi in avanti. Ecco, sulla base di questo, quindi quali potrebbero essere gli obiettivi a breve scadenza per Alessandria? Diciamo ottica fine girone d'andata o meglio sosta? Il maggior numero di vittorie possibili, questo è il nostro obiettivo, vincere la partita con la Viterbese, che aggiungerebbe una vittoria a quelle sperate che abbiamo da qui al 23 di dicembre. Ma lei i prossimi confronti li considera scontri diretti per la salvezza? A parte quello con la Viterbese, Gavorrano, Pontedera, Cuneo? Assolutamente sì. Sì, e vanno affrontati con l'attenzione e la determinazione di chi oggi deve lottare per salvarsi. Situazione disponibilità ancora fuori piccolo e ovviamente abbiamo i Gazzi fuori. In questo momento solo Gazzi e piccolo ancora indisponibili, Piccolo sta rientrando ma... Ha già fatto lavoro con la palla quindi... Sì, ha iniziato il lavoro con la palla, oggi sarà dell'allenamento qui a Moncagatta e quindi lo stiamo valutando per riportarlo nella miglior condizione. Panchinabile domani o quello che dice oggi magari... No, credo che il panchino domani verrà Giura, che oggi gioca con la Veretti e non Piccolo. Dobbiamo ancora valutare le reazioni del ginocchio di Piccolo a allenamenti come quello di oggi. Mentre Fischer sta bene perché già aveva fatto la mezz'ora bene. No, Fischer era tanti minuti già nelle gambe, quindi è un giocatore pienamente recuperato che potrebbe anche partire da titolare nella partita di domani. È possibile che si riveda la formazione che ha giocato con l'Olbia? Possibile, sì, certo. Certo che è possibile, tutto dipende. Abbiamo avuto Casasola con qualche problemino che ha saltato qualche allenamento, cui la rifinitura di oggi serve proprio per capire... Sì, cioè il muscolare o sì, il diafaticamento? Sì, sì, ha avuto più bisogno degli altri di recuperare dal discorso delle due partite ravvicinate. La fascia sinistra, anche proprio perché lei parlava di Casasola, è sempre Celiac nel caso in cui la formazione potesse essere simile a quella vista con l'Olbia a doverla presidiare oppure... Con l'Olbia hanno giocato Celiac e Sciacca e quindi sarà uno dei due. Grazie. Intanto. Grazie mister. Grazie.